Ciao dolcinicorni! Questo video me l'avete richiesto veramente in tantissimi perché vi è piaciuto il mio precedente video con la ruota misteriosa che mi aiutava a fare lo slime. Bene, siccome io tengo tantissimi i vostri commenti, infatti li leggo sempre tutti e lascio tanti tanti cuori, eccoci qui con una ru nuova ruota misteriosa. Dico nuova perché qui ci sono tantissime cose. Non è soltanto colla, soltanto colorante, soltanto glitter, ma c'è di tutto e di più. Fra colla, glitter, palline e quindi penso che succederà il patatraccone. Ne sono più che sicura. Mi raccomando, se ancora non fate parte del team Dolci Unicorni, iscrivetevi subito al canale. Detto questo, io direi che possiamo iniziare subito con la challenge. Eccoci qui, iniziamo a girare subito. Mettiamo anche il suono perché mi fa impazzire questo suono. Dai, dai. Come? No, dai. Ok, va bene. Ok, ci sta. Iniziamo con la colla, glitter blu. In questo caso utilizzo questa qui. Mi sono veramente trovata super, mega, iper bene. Ed è bellissima. Cioè, boh. È troppo, troppo top. Però devo uscire. Devi uscire così. Vabbè, ok, ora piano piano uscirà qualche residuo. Andiamo avanti, però che bella, cioè, mamma mia, che bella. Andiamo avanti e vediamo. Ho paura, ho veramente paure. Cos'è? Ma glitter argentati, ci possono anche stare, ci stanno, ci stanno. Io ho questa confezione gigantesca e ogni volta ho paura che veramente possa succedere il patatraccone. Facciamo. Ecco, mamma mia, quanti glitter ho messo! Tantissimi. Poi, vediamo. Uscirà qualche colore oppure qualche cosa stramba? Colore blu? Colore rosso? Colore rosso, ma cosa c'entra il colore rosso adesso col blu? Cioè, boh, non lo so. Quindi vado a prendere il colore rosso, questo qui. Mi trovo benissimo con questi colori. Ok, facciamo così. Mamma mia, ma che cosa sarà? Tipo blu e rosso? Non lo so. Però ne prendiamo un bel po'. Non so se riusciremo poi a sovrastare qualche colore, ma penso proprio di no. Andiamo a vedere. Dai, palline, qualcosa di colorato. Colla. No. Come la colla bianca? Aiuto, aiuto. Ve l'avevo detto, succederà il patatraccone perché è ora. Non so neanche se riuscirà questo slime, aiuto! Andiamo a mettere la colla bianca. Mamma mia! Ok, mamma! Oh, pelà! E andiamo a vedere cosa uscirà per ultimo. Dai, dai! Ci manca soltanto la colla trasparente. Bene, dai, 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 rimani lì! La schiuma da barba, ok, e ci siamo, verrà anche flafoso, sempre se verrà qualcosa. Ora farà il botto? Non riesco mai ad aprire questo coso. Ok, ecco, niente botto. Inizio a mettere la schiuma da barba. Perfetto. Ok, questa qui la possiamo anche togliere perché è arrivato il momento di mescolare il tutto e prima devo colorare. Con il colore, mamma mia, ma che cosa uscirà? Non lo so. Così sembra tipo un gelato panna e fragola, però sotto c'è la colla azzurra. Non mi dite che è diventata rossa la colla? Non me lo dite? Ok, allora questo il colore l'abbiamo anche messo. È tipo rosso sangue o fragola, decidete voi, però è fortissimo. Perfetto, e adesso iniziamo veramente a mescolare il nostro slime o quello che è questa poltiglia. No, vabbè, ma che colore bellissimo però. Cioè, che colore bellissimo e stupendo. Cioè, l'azzurro non si vede più, il blu non esiste. L'argentato si nota con questo rosa, è tipo rosa bubblegum, vabbè, adoro. Speriamo, speriamo che
magari non, cioè, riesca ad addensarsi. Quindi mescoliamo ancora, ok. E adesso dobbiamo andare ad addensare questo gelato. Io lo chiamerei veramente gelato, con il bicarbonato, perché uso sempre e solo il bicarbonato. Odio l'acido borico e non mi fido neanche. Quindi vado a mettere il bicarbonato e poi la mia adoratissima soluzione. Con questa mi trovo bene, la prendo su Amazon. Anzi, lascerò giù dei vari link dove troverete quello che sto utilizzando, comunque la maggior parte delle cose. Ok, e vediamo se si addenserà oppure no. Ok, no, non so cosa sia, però... Wow, è fluffosissimo. È super mega iper fluffoso. Lo vado a lavorare con le mani un pochettino appiccicaticcio. Vediamo se lavorandolo. Però è fluffosissimo! Cioè, è super mega iper fluffy. Ma scoppietta anche! Allora, grazie alla ruota del mistero, la ruota misteriosa, noi riusciamo a creare degli slime veramente pazzeschi! Cioè, allora, la colla di Skifidol non esiste più praticamente, è diventata tutta rosa. Mamma mia, che paffoso! Date un nome a questo slime, perché io vado a leggere sempre i vostri commenti, però vi posso dire che è bellissimo! Guardate i glitter! Cioè, no, vabbè, rosa e glitterato. Non potevo chiedere di meglio. E in più scoppietta anche. Cioè, vabbè, adoro. Sembra un bubblegum. Ecco, praticamente è identico al bubblegum. Ups. No, vabbè. Ma scoppietta. Cioè, più lo lavoro, più diventa argentato, perché si notano tantissimi glitter. No, lo amo, cioè lo amo alla follia. Sto adorando veramente la ruota misteriosa. No, vabbè, cioè... Ah, no, mi sono sporcata, aiuto! Ok, lo slime mi ha salvato, grazie slime. Però, che dire, lo adoro. Mi piace veramente tantissimo. È super scoppiettante. Questa volta sono impazzita per questo slime. Oh, è morbidissimo! Cioè, notate la paffoseria, guardate quanto è paffoso. Ok, si è capito che me ne sono letteralmente innamorata. Stavolta la ruota misteriosa ha creato un capolavoro. Abbiamo mischiato la colla glitterata blu, poi la bianca e le varie cose che sono uscite fuori. Non è diventato crunchy perché non è uscito niente di crunchoso, però abbiamo ottenuto un fluffy gummy slime. Niente male, cioè lo amo, lo adoro. Ok, niente, se il video vi è piaciuto fatemelo sempre sapere lasciando tantissimi like. Mi raccomando, se ancora non fate parte del team Dolci Unicorni, iscrivetevi al canale. Giù in descrizione troverete i link che vi porteranno ad alcuni di questi prodotti che utilizzo per fare gli slime. E soprattutto c'è il link per le nostre magliette, che mi state veramente inviando tantissime foto. Io vi adoro e vi voglio un mondo di bene. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao Dolci Unicorni!